Posso permettermi di dire che questa è una edizione riuscitissima perché veramente l'entusiasmo che gira intorno a questo evento è grandioso. Complimenti a te e a Simone. Grazie, grazie ancora. Io prima di dire è riuscitissima, aspetto l'ultimo dei partecipanti. Non per essere pessimisti, anzi tutt'altro, però la responsabilità per l'organizzazione di una gara si conclude nel momento in cui arriva l'ultimo. Sono felicissimo per la riuscita, per la partecipazione e per quello che l'Italia sta facendo anche nei nostri confronti, cioè sta credendo e ha creduto nella nostra iniziativa. Non era facile iniziare a smuovere per Lecce gli atleti del runner. Da anni non si vedeva una cosa del genere, credo a Lecce non sia mai accaduto. Io penso, questa è la terza edizione, però credo che più si andrà avanti e più si andrà a migliorare. L'evento sta crescendo, il mio augurio è che questa gara diventi una gara internazionale. Io però qui, visto che siamo in diretta, dico la mia. Purtroppo devo mollare. Perché? Devo mollare. Questa ce la stai dando sta Questa patata bollente in diretta, in Simone. diretta non lo sa nessuno, non lo sa nessuno, lo dirò dopo sul palco. E altri miei impegni mi impediranno di portare avanti un impegno così grosso. Come presidente di questa manifestazione, credo che sarà la mia ultima volta, la mia terza e ultima volta. Questo è uno Sta piovendo scoppio. È peraltro, quindi dovevi starti zitto, vero, Ciccio. è vero, è vero, è vero, è vero. Però ho detto, sono convinto Simone saprà far benissimo, il mio sostegno ci sarà sempre. Senti Gigi, Dimmi. diciamola tutta, tu ufficialmente insieme a Simone non avete corso, però avete Impossibile. corso, diciamo la verità. Diciamo che la nostra gara, anche non facendo un passo, è molto più lunga dei 21 km, ve lo posso assicurare. Senti, cosa ti senti dire insomma, ai politici che hanno partecipato? C'è stato il sindaco Paolo Perrone, l'onorevole Ria, Erio Congedo, Paolo Foresio, insomma. Anche i politici hanno sentito questa corri a Lecce, quindi è un segnale importante per il futuro. È un segnale importante, ecco, i politici sono i rappresentanti, la maggior parte sono rappresentanti delle istituzioni leccesi. Quello che vorrei, dove vorrei arrivare un giorno è che i leccesi capissero l'importanza dell'evento, il ritorno che può esserci in un evento del genere. C'è un indotto che solamente noi conosciamo, voglio dire, qui sono stati contattati hotel, ristoranti, B&B, sappiamo con certezza che almeno 800-900 posti letto questa notte sono stati occupati dalle persone che sono venute a correre. Ecco, quindi insomma, Quindi non è economia che poco. gira, insomma, L'economia tante che belle gira cose. e oggigiorno non è facile, quindi dico solamente ai leccesi di abituarsi a questo evento, è solamente 2 ore l'anno, non costa assolutamente nulla, lasciamo le macchine a casa, usciamo a piedi se vogliamo proprio, usciamo in bici, ma abbiamo quella pazienza di 2 ore di sopportare gli atleti che arrivano da tutte le parti d'Europa. Luigi, che quante possibilità ci sono concretamente? E analizzando, insomma, dopo quello che abbiamo visto oggi, passare da mezza a proprio maratona totale. Guardi, le possibilità non so, credo che siano scarse perché non è facile organizzare una 42 km. Voi avete visto, c'è stato qualche imprevisto iniziale, imprevisto che ogni anno si ripete. Nel momento in cui riusciremo a superare quel tipo di imprevisto, allora possiamo anche parlare della maratona.